Amici di 8 Channel, buonasera, bentrovati, appuntamento con 8 Gol come ogni lunedì. Ci abbiamo pensato molto, abbiamo pensato a un nuovo aggettivo, ci siamo detti ma meraviglioso, lo abbiamo già detto, esagerato, lo abbiamo già detto, spaziale anche, e allora lo vogliamo definire sublime, questo Benevento che vince a Chiavari, che vince 4-0, che vince in modo netto. È un Benevento davvero da applausi. 60 punti più 17 sulla seconda, più 19 sullo Spezia, che sabato sarà di scena al Vigorito. Come sempre un parterre ricco e sono molto contento perché è venuto a trovarci stasera uno dei due nuovi acquisti del mercato di gennaio, Federico Barba. Buonasera Federico. Buonasera a voi. Immagino anche voi contentissimi perché insomma un conto è vincere e un conto è andare in un campo difficile dove ha vinto solo il Venezia, 24 minuti del primo tempo, il parziale era Virtus Centella 0, Benevento 3, è pazzesco. Io credo che neanche noi ce l'aspettavamo un inizio così, però sapevamo che se avessimo affrontato i primi minuti in maniera molto decisa sarebbe stata poi più semplice. Ovviamente parleremo a lungo di questa vittoria netta, bella, entusiasmante, schiacciante e emozionante. A proposito di emozioni, grande emozione per il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a cui vogliamo fare i complimenti, perché ad aprile a Chieti verrà insignito di un premio davvero prestigioso, del premio dedicato a Peppino Prisco, insieme a Sinisa Mihajlovic, a Nicolò Barella. Credo sia un vanto per il presidente, ma in generale per il Benevento. Come ogni lunedì, capo allo sport di 8 Channel, stasera è elegantissima, di verde vestita, Sonia Lantella, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie Walter. È un verde speranza, Sonia? Un verde speranza, sì, anche ma... se insomma oramai dai. Dimmi. È quasi fatta. Ma mancano 13 partite, non lo dire. Lo so, mancano 13 partite, però è anche vero che ogni volta diciamo che la partita successiva è quella più difficile, invece poi paradossalmente sembra quella più facile, no? Perché la vittoria di Chiavari, veramente la consacrazione, direi io, perché è veramente un gioco spettacolare, insomma, al di là del risultato, una bellissima prestazione e dei gol favolosi. Favolosi. E le analizzeremo, rivedremo le immagini, il capolavoro di Sau, il gol di Roberto Insigne, l'avevamo predetto lunedì, il rigore di Viola e il gol finale di Massimo Coda. 4 gol, 4-0, poker d'assi, e ne parleremo con Andrea Agostinelli. Buonasera mister. Buonasera. Ben trovato, c'hai aggettivi? Io li ho finiti Andrea. No, diciamo che ancora il campionato è lungo, che mancano tante partite. 13. No, non mi fare dire queste cose. No. Lo sai che non posso pensare così. Però scusami Andrea, tu sei uomo di calcio. Ora sono serio. Ci vuole umiltà. No, sono serio. Okay. Il Trap ci ha insegnato non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Infatti non diciamo gatto perché non c'è ancora nel sacco, però dai. Diciamo strega diciamo però. Diciamo che nel sacco, ma il sacco non è ancora chiuso. Ecco. Ok? Io credo solo una cosa, che il Benevento arriverà al suo obiettivo e io credo assolutamente non ci sono problemi, ma la cosa più importante da dire, che credo che è la prima cosa che volevo dire questa sera Walter, se mi permetti, è che è importantissimo questo periodo da qui alla fine, perché il Benevento così non si troverà impreparato. Un conto è arrivare all'obiettivo all'ultima giornata o alla penultima giornata, un conto è arrivarci presto e con tutto il tempo per poter programmare una categoria che l'ha fatta, ma forse magari l'ha fatta con un pizzico di meno di esperienza, perché adesso ce n'ha molta di più e quindi potrebbe essere un qualcosa di più importante oltre a vincere il campionato. E con noi è tornato a trovarci, oramai fa parte della nostra famiglia, lui è un ex arbitro di Serie A, 142 partite fischiate in Serie A, Carmine Russo, buonasera. Buonasera. Come ha diretto il signor Marini di Roma? Bene,
senza grossi problemi, anche se ci sono due o tre situazioni da rivedere. E le rivedremo alla Moviola. Dammi solo un flash, Carmine. Rigore sacrosanto, assolutamente, direi, no? Sì, assolutamente, c'è poco, sì, chiaro, evidente, lui era ben posizionato, visuale aperta, quindi per cui rigore stranetto. Noi lo rivedremo, avevo visto delle proteste dei calciatori dell'Entella, ma sinceramente quell'abbraccio su Caldirola, insomma, più rigore di così non si può. Poker d'assi, senti Federico, io non devo farti sviolinate o incensarti, mi sembra però, già vedendoti da queste prime partite, lo cogli subito, no? Chi mastica calcio, tu sei in B, ma sei in B di passaggio, no? No, vabbè, grazie, sicuramente, beh, però è una categoria difficile, quindi insomma bisogna poi mettersi a disposizione, perché sappiamo tutti che il calcio non ha memoria, quindi un giorno possiamo essere dei fenomeni, il giorno dopo sbagliamo una partita e siamo tutti scarsi, che purtroppo è così, quindi ogni partita è sempre buona per dimostrare e spero solo che continui ancora così. Andrea, lui non lo può dire, noi sì, però insomma, uno come Barba è un lusso in Serie B, vederlo lì di fianco a Caldirola, prestazioni sontuose di Barba, eh? No, ma assolutamente non c'è dubbio, ma lui ha un suo passato, pur essendo giovane, un suo passato che nessuno lo discute, quindi d'altronde conosce, sì, la Bundesliga, ha giocato con lo Stoccarda in Liga, da dove proviene? Villarreal, il Chievola, l'Empoli, ma se non ce lo inventiamo anche, noi, se non, no? Sbaglio, anche qualche allenatore ben conosciuto qui a Napoli lo voleva, quindi voglio dire, mi sembra che insomma un giocatore, dai, di sicuro. L'importante è che, come lui, io parlo un po' a tutti quanti, che non perdano mai l'umiltà, e lui è un ragazzo che non l'ha mai persa e quindi può far bene non solo questo campionato ma anche avanti, se resterà qui, magari il massimo campionato, quello che sarà, non ci sono dubbi, guarda. Allora facciamo così, partiamo con la nostra copertina e il servizio di Franco Santo, però io voglio subito preannunciarvi che intorno alle 21:50, 22, avremo in diretta il presidente Vigorito, anche perché Sonia, insomma, il premio Peppino Prisco è veramente qualcosa di estremamente prestigioso. Sì, assolutamente, insomma, lo merita, è fuori discussione, però è un grande riconoscimento per lui, ma soprattutto per la città. Io l'avevo intervistato qualche giorno fa, era candidato, no? All'esterno del teatro, ti avevo visto in diretta. Sì, 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 assieme a Lotito, al presidente del Verona, e lui aveva detto: dovessi vincerlo, lo vorrò condividere con l'intera città. Perché sicuramente questa magia che si sta vivendo è merito un po' di tutte le componenti, però siamo onesti, a capo di questa macchina strepitosa c'è lui. E se prima Barba diceva, insomma, il calcio non ha memoria, noi la vogliamo avere questa memoria, non ci dimentichiamo dove Vigorito ha preso questo Benevento e dove lo ha portato, insomma, è la sua vittoria, è un riconoscimento per noi scontato. Però chiaramente, insomma, sapere che ci sono poi giornalisti a livello nazionale che riconoscono le doti di questo presidente è un qualcosa ancora di grandioso e fa capire, insomma, che Vigorito... Lo spessore fa capire, ecco, dove è arrivato Vigorito, e questo anche per dire che la Serie A dovesse arrivare, ma arriverà, dai, io sono anche stanca di scrivere sempre eventualmente... Sarà un Benevento pronto, perché il primo ad essere pronto è Oreste Vigorito. Andrea, tu volevi aggiungere qualcosa, che poi lanciamo la copertina. Volevo aggiungere sul presidente Vigorito, se mi permetti, il fatto che ho girato tante squadre, lo sai, da calciatore, da allenatore, e quindi ho conosciuto tantissimi presidenti. Ma devo dire che qui mi sono accorto dell'amore che proprio la città per questo è difficile. Io posso ricordarmi, non so, il Bortolotti dell'Atalanta era molto amato dalla gente, diciamo, quello che sono stato, ma non è che ho trovato tanti presidenti amati dalla piazza, anzi a volte ho trovato presidenti anche un po' contestati dovunque sono andato, anche in città importanti. Qui veramente è un plebiscito straordinario, ma si vede dai risultati, ma io credo che non bastino solo i risultati per farsi amare, ci vuole anche per me una comunicazione importante. Ah, sulla comunicazione di Vigorito è da chapeau. E credo che il presidente sia stato... Veramente, perché poi nell'ambiente si sa, no? Benevento è un'oasi, però con questo presidente.
assolutamente il 27 di aprile verrà insignito del premio titolato alla memoria di Peppino Prisco a Chieti, nel Teatro di Chieti, un premio davvero di grandissimo spessore. Siamo alla copertina, l'abbiamo voluta dedicare ancora una volta, è la terza volta che è protagonista della copertina Marco Sau nel servizio di Franco Santo. Eccolo qui. Un gol d'autore, un quadro d'autore, come l'abbiamo titolato. Io voglio fare i complimenti a Franco Santo, a parte il riferimento bellissimo che ha fatto col gancio cielo di Karim Abdul-Jabbar, ma poi Sonia è andata a ripescare, l'abitudine a Monica Scozzafava di lunedì scorso, è andata a ripescare quel gol di Sau a Novara col Cagliari, solo gol d'autore allora, Sonia. Vabbè. È un giocatore che ha qualità, non lo scopriamo adesso, sicuramente lo riscopriamo piacevolmente perché lui veniva da un'esperienza non positiva. Credo che sia il Sau glorioso del Cagliari, un giocatore che ha qualità, ma vi dirò di più. Secondo me in questo Benevento di Pippo Inzaghi ha anche una qualità in più, lo spirito di sacrificio. Adesso è un calciatore che Inzaghi è capace proprio, anche di tornare indietro. Lui inizialmente non era molto convinto, era un po' scettico, forse temeva magari di non avere quella forza fisica, no? Quella condizione che potesse consentirgli di fare anche quel tipo di lavoro. E invece si è riscoperto, ha capito che può farlo, e questo Benevento lo ha reso ancora più completo, ed è quanto dire, no? Perché insomma conosciamo tutte le doti di Sau. Quindi io guardavo un po' la formazione iniziale, l'11 titolare, e secondo me insomma modulo e 11 sarebbe perfetto anche per la Serie A così com'è. Tu per forza ti vuoi proiettare alla Serie A, ti prometto che nel corso della puntata ci proiettiamo, per poco. Senti Federico, anche dal campo vi è parso subito bellissimo questo gol? Sì, insomma anche leggermente inaspettato perché era di spalle, quindi è stato veramente un capolavoro. Senti Andrea, una curiosità, siccome Franco Santo noi lo stiamo rivedendo, questo capolavoro, ha ragione Federico Barba, Franco Santo ci ha fatto vedere una prodezza balistica che ha fatto a Novara, anche lì sul sintetico. Il fatto che lui abbia giocato nella Juve Stabia a Castellammare può essere magari l'abitudine o non c'entra nulla? No, io vedo molto di più invece che l'attaccante di razzo sa dove la porta anche se non la guarda. Anche se è di spalle. Certo, quella è la grande qualità del grande attaccante. Se tu vedi, lui è posizionato in una posizione, lui sa dove è la porta. Quando gli arriva, lui anche senza guardare sa che la deve mettere all'angolo. Quindi, ma grandi attaccanti sono così, c'è poco da fare. Lui è un grande attaccante perché lo ha sempre dimostrato nella sua carriera con i gol, anche dei gol pazzeschi, perché questi sono gol che tu questo li puoi fare anche in Premier League, ti arriva una palla così, la stoppi con un difensore anche della Premier League e puoi far gol, cioè perché questa è una prodezza che va al di là delle categorie, per quello che penso io. Ma non c'è dubbio Carmine, ma anche un arbitro è portato dinanzi a un gol così a fare i complimenti a Sau? Assolutamente sì. Ma ti è capitato qualche volta? Sì, sì, a me succedeva spesso, ma poi la cosa è anche per i calciatori verso gli arbitri, quando si azzecca una decisione giusta c'erano i complimenti. Beh, anche corretto, la normale sportività. E proprio Sau 25, protagonista Sau del nostro codice di questa sera, che potrete utilizzare per le prossime 24 ore, memorizzatelo per i vostri acquisti sullo shop online di tutti i prodotti ufficiali del Benevento, 15% di sconto, lo state vedendo, codice per questa sera, Sau 25. Federico, l'avevi mai marcato Sau in carriera? Ti era capitato al Cagliari o no? Forse con l'Empoli? Sì, no. Abbiamo giocato contro il Cagliari, ma non mi ricordo se hai marcato Sau o no. Non è che marcano la zona, quindi non è che l'avrà trovato di fronte sicuro, però sai, una volta si marcava uomo. A uomo. Cioè, quindi, però se giocava sicuramente aveva preso. Con la linea 4 di Sarri, che era maniacale, no? Che ti diceva, dovete tenere la linea, veloci, veloci.
Eh sì, insomma, ci lavorava parecchio. Lui ti voleva a Napoli, ricordiamolo, questo per dare merito anche a Pasquale Foggia. Io stavo dicendo quello prima, sì, no? Sì, certo, quando hai detto... capito, no? Perché mi ricordo che, insomma, voglio dire, lui era... Anzi, per me lui era anche proiettato a livello nazionale, per quello che pensavo io, per le qualità che aveva, quindi... Per me se n'era anche parlato, adesso non mi vorrei sbagliare, ma... No, no, ma sicuramente lo voleva Sarri a Napoli, si parlava di nazionale, Federico firmò con lo Stoccarda, lì arrivò un infortunio subito, ricordo bene? Il primo giorno, sì, in una amichevole. Ho avuto uno stop abbastanza lungo e poi sono rientrato piano piano, ho giocato qualche partita e... Poi sei tornato in Italia, sì. Il Chievo, il prestito al Villarreal, com'è l'esperienza in Liga? Al Valladolid. A Valladolid, ho detto sì, no, molto bello. La Spagna è un campionato affascinante e devo dire che mi sono trovato comunque molto bene. Allora, tra poco avremo in diretta il presidente Vigorito. Prima però riavvolgiamo il nastro, torniamo a sabato e andiamolo a ripercorrere questa vittoria. Enorme, perché è enorme. Io ero incredulo, 24 minuti in tella 0, Benevento 3, guardavo e dicevo, ma è tutto vero? Perché lì non ci aveva vinto nessuno se non il Venezia. Franco Santo ci fa rivivere tutte le emozioni di Entella Benevento. Franco Santo. Davvero da standing ovation, come canta Vasco Rossi, bella l'immagine del presidente Vigorito in campo. Tanti WhatsApp per il presidente, complimenti per il premio Prisco, chi lo ringrazia perché è orgoglioso di essere rappresentato da un presidente così. E poi Andrea, leggevo un WhatsApp, non ci posso credere, l'anno prossimo Cristiano Ronaldo e Lukaku al Vigorito. Io continuo a dire mancano 13 partite. Vabbè, ma faccio un po' di melina, vabbè, via. Sì, ma la gente no, non la frenare. La gente e come lo freni l'entusiasmo? Non lo puoi frenare ed è giusto che non si freni, anche perché voglio dire, comunque... sì, possiamo fare i debiti scongiuri, quello che vuoi, insomma, la strada è ben avviata, ripeto, e credo che Pasqualino Foggia, che anche lui è un artefice importante di questa, assolutamente sì, di queste vittorie, credo sia fortunato perché può cominciare a programmare, cosa che invece quando si fanno i campionati di B molto equilibrati arrivi alla penultima che non puoi programmare benissimo, non sai ancora a cosa fare. Si può mettere delle basi, qui invece quasi quasi tra un po' potremmo dire che si deve subito, si può mettere qualche mattoncino. Ma tra l'altro, a parte che lui già sta programmando perché già si muove, poi insomma. Beh, ma anche il mercato di gennaio, ma io ti dirò di più, anche il mercato estivo. Noi parliamo del mercato di gennaio, parliamo di Barba, parliamo di Mancini, sicuramente insomma due acquisti, era anche più semplice. Loro hanno lavorato bene già in estate perché hanno messo dentro calciatori come Barba e come Mancini, parliamo di Schiattarella, parliamo di Etemai, parliamo di Kragl, parliamo di Sau. Quindi chiaramente è un Benevento che non è che adesso sta iniziando a programmare, sta continuando la programmazione. E Federico, come ti ha convinto il direttore Foggia? Ma c'è stato poco da dire, ero già convinto da subito. Come ha detto in precedenza sicuramente il mister qui, nell'ambiente calcistico il Benevento è molto famoso, si sa che è un posto dove si sta bene, dove si lavora bene, ci tiene molto e anche diciamo che il direttore sta facendo poi nel tempo un ottimo lavoro tra strutture oltre che appunto il mercato e quindi c'è stato poco da dire. Io non ve lo dirò neanche sotto tortura. Ma, e poi ne parleremo nel corso della puntata, mi risulta che Pasquale Foggia stia pensando a un super colpo per un'eventuale Serie A. Ma un giocatore, Sonia, proprio importante, segno che Vigorito, Foggia e Inzaghi non lascerebbero in caso di promozione nulla di intentato, no? Perché insomma, le voci che mi arrivano ma mi dicono di un colpo pazzesco. Tu sei sempre tutto, quindi complimenti. No, tutto no. Qualche ma dai, conoscendoli, insomma, non mi meraviglio. È evidente che... Allora, io credo che in questi lunghi anni di militanza di Vigorito a Benevento ci sono state tante promozioni mancate, parlo dalla C alla B, qualcuna anche ingiustamente tolta,
e poi riconosciuta dopo proprio dalla giustizia, ma io credo che la più grande delusione di Oreste Vigorito sia stata la retrocessione dall'A alla B. È un qualcosa che proprio non gli è andato non giù. Non gli è andata giù. E insomma, conoscendolo, credo che farà di tutto per restarci. E poiché le qualità, voglio dire, le ha ampiamente dimostrate in questi anni anche nel calcio, perché insomma come imprenditore già non si discuteva allora, insomma io mi aspetto veramente grandi cose per questo Benevento. Poi la sfera è rotonda, per carità, può accadere di tutto, però io rispetto a 2 anni fa mi aspetto veramente un Benevento pronto e quindi anche acquisti importanti. Vediamolo questo strapotere dei numeri, dei record, 60 punti, ragazzi, ma 60 punti, sì, è qualcosa di anomalo, di anormale. Il Benevento è l'onda anomala del calcio italiano, 45 gol fatti, solo 13 subiti, più 19 sulla terza, 15 clean sheet, più 2 rispetto all'andata, cioè sono cose pazzesche. Andrea, come li commenti questi numeri? Questi sono numeri... Ma prima mi fai trattenere, poi no. Come li... Prima mi dici no, non devi dire, poi... Cioè, voglio dire, allora, i numeri si dicono. Io invece volevo continuare sul discorso che faceva Sonia sul fatto della programmazione. Allora, te lo dico proprio da fuori, no? Proprio dall'ambiente fuori Benevento. Si parla benissimo del Benevento, ma oramai da anni. E questo è una garanzia per i giocatori importanti che devono venire. Cioè non stanno a guardare Benevento se ha vinto la Champions League o non ha vinto la Champions League. È la credibilità. È la credibilità di un progetto. E quando si parla di Vigorito in Italia, ti stavo parlando prima, che io sono stato con tanti presidenti, è amato, ma è amato certamente dal pubblico di Benevento, perché ovviamente gli sta dando il cuore tutto quello che gli può dare, ma anche da fuori è una grande credibilità. Ecco perché posso pensare a un grande colpo, perché ci vengono a Benevento, perché il presidente fa star bene i giocatori. Ci sta lavorando Foggia, ve lo dico, ma secondo me non sarà neanche l'unico grande colpo. Federico, vedevamo tra le varie situazioni legate al Benevento questo miglior difesa d'Europa. Tu arrivi in un contesto nuovo, ti sei calato alla grande, ma che gruppo hai trovato anche lavorare con D'Angelo, con Caldirola, con Volta? Perché insomma, miglior difesa d'Europa non è da tutti, no? Sì, è un concetto tattico che ha il mister in generale, che coinvolge poi sia i difensori che comunque tutta la squadra, che sta funzionando molto bene, devo dire, e i ragazzi lo stavano facendo alla grande già da prima. Carmine Russo, abbiamo selezionato, tornando a sabato, un po' di episodi, ovviamente su tutti il rigore, ne avevamo già parlato, e allora analizziamo la direzione di gara del signor Marini. A proposito, prima della moviola, Andrea, Sonia, Federico, Carmine Russo ci dà un dato che ci dovrà far riflettere, perché oltre a tutti i numeri da fantascienza, c'è un numero legato ai falli totali nella partita Intella-Benevento. Altro record, vero? Esattamente, esattamente. Allora, in totale Marini, che era l'arbitro di sabato della sezione di Roma 1, ha fischiato 26 falli totali, 18 fatti dall'Intella e solo 8 dal Benevento. In tutta la partita? In tutta la partita. Di questi 8 falli, solo 3 sono stati fatti nel primo tempo. Quindi questa è la partita di questo campionato con minor falli fatti da una squadra. Andrea Costinelli, prima della moviola, come va letto questo dato? Perché 3 in un tempo, io a memoria me lo ricordo. Tra cui c'era il primo fallo su Moncini, al primo minuto non era nemmeno fallo perché Moncini non ha toccato il pallone con la mano. Quindi i falli erano 2? Erano 2. Andrea, come dobbiamo leggerlo questo dato? Lo leggo come il gatto col topo, cioè, voglio dire. Non una squadra che gioca. Cioè, gioca, non ha bisogno di... è intelligente sempre, anche quando... Vedi, perché questa è anche una squadra esperta, no? Perché sa quando deve fare fallo. Quando non ce n'è bisogno non fa fallo, fa giocare l'avversario. Non è un problema. 3-0 dopo 20 minuti, mi interessa fare dei falli, essere... E voglio dire, è una situazione dove... Io metto anche... Pippo, perché credo che, guarda, io te lo dico spassionatamente, per me quello che gli è successo a Bologna lo ha segnato, lo ha assolutamente segnato, ma lo ha rinforzato assolutamente, e quindi credo che nella sua carriera, che sarà una carriera sicuramente importante,
sarà un passaggio che se lo dovrà ricordare anche abbastanza positivo, perché lo ha fatto per me anche crescere e sono convinto che potrà fare grandi cose, perché guardate che quest'anno, anche all'inizio, sentendo sempre in giro, non era una credibilità totale quella di Pippo, se la sta guadagnando sul campo, perché non è solo il centravanti del Milan e della storia del calcio italiano, è uno che anche tatticamente sta facendo giocare alla grande, con un grande organizzazione. Bravo Andrea. Quindi bisogna dirlo qualche volta. Perché bisogna riconoscere a Inzaghi dei meriti enormi. Assolutamente sì. Allora, andiamo a analizzare gli episodi da Moviola. Carmine Russo, ma partiamo dal rigore o vuoi partire da quel fallo non fischiato? No, partiamo dal sesto minuto dove c'era una situazione di fuorigioco sanzionato, ma molto molto dubbio. Ecco qua, la vediamo. Il calciatore interessato è Viola, quantomeno da questa prospettiva si vede che Viola è allineato al penultimo disegno. Mi sembra in posizione regolare. Assolutamente sì, ma lo si percepisce anche dal body language dell'assistente che fa la segnalazione e poi passeggia nervosamente, quindi sa di aver diciamo segnalato una posizione molto molto dubbia. Ecco qua si vede adesso che abbassa subito e passeggia. Beh certo, e lui non a caso noi viene. Non ci arrivavamo sul fatto che, ah, che, no. che stava passeggiando nervosamente. Magari no. Ripensava a quella chiamata e cioè, esattamente, forse potevo risparmiarmela. Perché in genere l'assistente quando segnala poi resta fermo sul punto in cui è avvenuta la segnalazione. Dopo c'è la situazione del calcio di rigore, la trattenuta di Pellicer su Calderini al 23esimo. Questa è una situazione chiara, evidente, che tutti gli arbitri vorrebbero fischiare, perché la trattenuta è evidente, lui è posizionato bene, campo visivo aperto, e devo dire che anche le... Marini è in posizione molto corretta. Assolutamente, assolutamente. Anche le proteste non sono eccessive, perché voglio dire, ecco, quello si vede chiaramente che il capitano trattiene Calderini. Perché lo chiami Calderini? È Caldirola. Caldirola. Proprio stasera sei in fissa con Calderini, io gioco, Carmine. Caldirola. No, cioè fallo nettissimo. Assolutamente. Su Caldirola. Ora, se lo diciamo a Barba, è il rigore, però voi difensori tendete magari a dire no, ma è l'attaccante che fa fallo su di noi, no? Beh, insomma, qui da difensore, qui mi sembra proprio evidente. No, non difensore sembra. A difensore, perché poi Caldirola non è certo. Attaccante. A volte capita che magari può iniziare un attaccante con la prima trattenuta e questo sì, può succedere, però qui insomma, qua mi sembra lampante. Il problema del difensore è che guarda solo Caldirola. Non guarda più il pallone. Quindi perdendo il riferimento del pallone ha solo l'attaccante e quindi per cui... Ma voi arbitri siete un po' portati, tra virgolette, in qualche modo a dar, non voglio dire vantaggi, ragione al difensore perché magari l'attaccante sgomita o no? Ma quando c'è una situazione dubbia in genere sì, ma questa è una situazione molto molto chiara, quindi per cui... Lampante. Lampante. No vabbè, non era vicinissimo. Marini, non c'è dubbio, corretta anche la decisione disciplinare di ammonire Pellissier e quindi poi dopo vedremo l'ultima situazione al 59esimo dove praticamente c'è un'entrata su Sau. Brutta questa entrata su Sau. E questa era la seconda situazione critica per il capitano del... Era già ammonito. Esattamente, già ammonito. Questa assolutamente. Questa quantomeno è da sanzionare con un giallo, anche se un rosso ci può stare. Devo dire, io sono rimasto sorpreso live vedendo la partita del mancato giallo. Tra l'altro poi Sau esce, anche se tranquillizza Inzaghi, no Sonia, dice no, ho i crampi, però Inzaghi era preoccupato da questo intervento. Questo è stato 3-0? Forse sì, 3-0. Posso chiedere a chi è più esperto sicuramente di me se il 3-0 ha condizionato il fatto che se non era sul 3-0 forse la munizione, perché questo è troppo evidente. Che non si... Questo è giallo tutta la vita. Può essere così. Probabilmente cioè, l'arbitro si è adeguato sull'andamento della partita ed è uno degli errori che può commettere l'arbitro con un punteggio del genere. È arancione questo cartellino. Poi vanno sanzionati, perché io credo che questi falli uno non li deve vedere
vedere sulla base di come va l'andamento della partita, ma sono falli pericolosi che possono compromettere comunque la stagione di un calciatore. E io capisco la preoccupazione di Inzaghi, perché chiaramente, insomma, un fallo pericoloso di questi tempi significa addirittura magari poter compromettere anche la stagione successiva. E allora io non guardo il fallo sulla base del 3-0, vabbè, evito di punire, io punisco il giocatore perché la prossima, Martello, deve capire che la prossima volta non va fatta così, perché ha ragione una carriera, Sonia, una questo è, hai perfettamente ragione, ed è un fallo molto molto simile al fallo che Prezioso fece su Barba a Cosenza, se vi ricordate, e che noi segnalammo che anche lì esattamente. Quindi questa è una tipologia di fallo che va sanzionata non solo con un provvedimento tecnico, ma anche con un provvedimento disciplinare. Una immagine che credo è brutta come entrata. No, è un'immagine che rivedranno. Lo stesso discorso che stavo facendo io da tra virgolette da ignorante, ma lo possono fare chi è andato a giudicare l'operato dell'arbitro, cioè non c'entra nulla. 3-0, 6-0, 10-0, un'entrata così è assolutamente da arancione rosso, ma ecco, diciamo arancione, forse mi sto... Non vogliamo dire rosso, non vogliamo dire arancione. Guarda, è bruttissimo. Ma sicuramente giallo, ma infatti... Il risultato disciplinare non cambiava, perché era già ammonito, quindi anche un giallo andava bene, però quello preso così è Stiamo vedendo, Carmine, scusami Sonia, tu hai fatto cenno, Carmine, all'intervento su Federico Barba. Ecco, in quel caso anche lì forse poteva esserci un mezzo rosso, arrivò il giallo, mi sembra molto corretto il giallo. Sì, perché qui si vede chiaramente il piede sul pallone, prende un rischio, però è fortunato. Ma è il comportamento violento in questo caso? No, quello è un fallo grave di gioco, non è un comportamento Io parlavo violento. Di questo intervento su Barba. Sì, questo qua su Barba è un grave fallo di gioco. La condotta violenta è quando non c'è il pallone. Il discrimine tra le due sanzioni è proprio la contesa del pallone. Federico, ti ha convinto? Sonia, vengo subito, ti ha convinto? No, avrei una domanda, magari, perché a volte insomma, capita. Bello. Sì, diciamo che in teoria, non so, magari mi sbaglio, appunto chiedo, si tende a punire con qualcosa in più rispetto a un giallo, magari gli interventi sopra la caviglia in generale, no? Esattamente. E quindi quando arrivi dall'alto verso il basso, io penso sia pericoloso, a prescindere dalla palla, no? Perché adesso magari l'immagine quella... fa sì che comunque c'è la palla di mezzo, ma io guarderei un'altra angolazione, perché dai segni che avevo appunto sulla gamba mi partiva molto alto il tacchetto, proprio, perché c'avevo proprio il segno del tacchetto e quindi mi è sembrato insomma veramente pericoloso. Pericolosissimo. Lui ha perfettamente ragione, infatti la UEFA ha stabilito lo step on foot, quindi piede su piede, giallo chiaro. Al di sopra del malleolo c'è rosso. Rosso diretto. Piede a martello, rosso diretto. Sonia, stai aggiungendo? Devo dire che avevamo detto proprio con Carmine che generalmente un arbitro, prima di dirigere una partita, si informa sulle caratteristiche dei calciatori. Io direi che un arbitro deve informarsi anche sulle caratteristiche della squadra. Perché dico questo? Perché guardando la partita con la Salernitana, col Cosenza, con l'Entella, è evidente che il Benevento, avendo più qualità e mettendo in difficoltà gli avversari, può portare gli avversari a commettere più falli. L'arbitro d'ora in poi deve tutelare la squadra, perché se tu non sanzioni queste cose, metti partita dopo partita a rischio i calciatori del Benevento, perché se andiamo ad analizzare le ultime partite, gli avversari, indipendentemente dalla maglietta che indossano, sono più fallosi, ed è sono falli che derivano anche dalla frustrazione, brutto, perché questo chiaramente è bruttissimo. Una qualità diversa. Hai ragione, Carlo. Dell'arbitro è tutelarli. Assolutamente, perché sono d'accordo. Perché se mai sanzioni, rischi che al 90esimo non ci arrivi con gli 11 calciatori, ce ne arrivi con 7-8. Questo è il discorso. Sono perfettamente in linea con te. Allora, facciamo così, ci dobbiamo fermare. Amici di 8 Channel, vi preannuncio, tra pochissimi istanti e tra pochi minuti avremo in diretta il presidente Oreste Vigorito. Poi ci proietteremo ovviamente a sabato, perché c'è un match ball, Al Vigorito c'è lo Spezia di Italiano e poi abbiamo tante cose. Sonia, mi dai solo un flash? Le condizioni di Etemai? No, assolutamente bene, sta bene. Quindi possiamo tranquillizzare tutti? Sì. Mi ho chiesto proprio nel pomeriggio, perché loro hanno ripreso la preparazione, mi sono informata, insomma mi hanno detto che non ci sono problemi, tranne i segreti, ma non credo. Insomma, bene. Tutto tranquillo. Allora, due grandi appuntamenti. Il primo, dopo la pubblicità, col presidente Vigorito in diretta e in chiusura di 8 gol. In chiusura, perché avremo uno speciale, un'intervista esclusiva a Viola. Non la perdete, torniamo tra due minuti, pubblicità.
8 gol all'appuntamento del lunedì sera verso il match ball che avrà a disposizione il Benevento con lo Spezia. Ovviamente bisognerà attendere poi tutte le decisioni, perché è chiaro che la Lega di Serie A ha inoltrato la richiesta affinché vengano giocate a porte chiuse alcune partite, tra queste probabilmente ci sarà anche il big match della Juventus-Inter. Andrea Agostinelli, dinanzi alla salute e la priorità di tutto, no? Per esempio, so, venendo da Roma, so che Bologna, Lazio-Bologna invece la fanno a porta aperta. Lazio-Bologna senza... sì? Sì. Sembra che sia ufficiale, sì, a meno che non succeda nei prossimi giorni qualcosa, ma sembra di sì, con l'obbligo però di non venire dei tifosi del Bologna. Del Bologna, ricordiamo già quattro partite di A. Non mi vorrei sbagliare, ma ho sentito questo a Roma, e quindi non lo so. Quattro partite di A rinviate, domani al San Paolo, Napoli-Barcellona a porte aperte, mentre in tempo reale vediamo anche il parziale, il posticipo Perugia-Empoli. 0-0 sicuramente. In Europa League si giocherà Inter-Ludogorets a porte chiuse giovedì. Allora, questa è la classifica della Serie B. Comanda il Benevento, la capolista. 60 punti più 17 sul Frosinone, più 19 sullo Spezia, più 20 sul Crotone, più 21 su Salernitana e Cittadella. Sonia Lantella, è una classifica da applausi? Come la vogliamo definire? Ma il Benevento in questo momento è in un'altra categoria, guardando questa classifica, fa campionato a parte e dal Frosinone in giù c'è tanto equilibrio. Anzi, se lo andiamo a vedere, proprio dal Frosinone in giù è un campionato affascinante, perché non è scontato, perché veramente può ancora accadere di tutto per il secondo posto, per i play-off, per i play-out, quindi sicuramente è una classifica vincente. Il Benevento è in un limbo, è... tra la A e la B, insomma, c'entra ben poco in questa categoria. Anche per come è stato allestito. Allora, nostro ospite Federico Barba, ma vi avevo preannunciato una bellissima sorpresa. C'è il presidente Oreste Vigorito in diretta con noi. Presidente, innanzitutto buonasera. Buonasera Walter, a lei, ai nostri telespettatori e a tutto il parterre, come al solito, di grande prestigio. Senta Presidente, prima di lasciarla anche alle domande della collega Sonia Lantella, di Andrea, mi consenta però di farle i complimenti. Perché? Perché il 27 aprile lei sarà a Chieti ed è un riconoscimento, io l'ho definito davvero di grandissimo livello. I premiati Sinisa Mihajlovic, Niccolò Barella e miglior presidente Oreste Vigorito. Lei aveva detto, ove mai lo vincessi, sarà una vittoria di tutta la città di Benevento. È bellissimo. Io ho detto questa frase in occasione di un convegno dove si parlava di armonia nello sport, guarda caso, perché credo che la motivazione di questo premio, per il quale ringrazio tutti i telespettatori e i giornalisti che mi hanno chiamato per farmi gli auguri, i complimenti, la motivazione, che è un riconoscimento alla realtà, la correttezza e la simpatia, è qualcosa che secondo me va oltre il calcio, ma proprio in quella logica di armonia nello sport, che non può e non deve essere solo una caratteristica e una qualità di chi rappresenta un club, ma di tutte le componenti. Ed è il motivo per il quale io ho detto che va dedicato all'intera città, perché è una tifoseria che applaude una squadra che viene retrocessa, una tifoseria che perde 3-4 semifinali e una finale per la B e non dà luogo nemmeno a una protesta, una tifoseria che ritorna con le bandiere allo stadio l'anno dopo e viene a incitare la squadra, è una tifoseria che merita un riconoscimento. Una squadra come questa, che sta facendo dei record sotto gli occhi di tutti, merita un riconoscimento sportivo nell'anno in cui fa. Una città, da un punto di vista imprenditoriale, istituzionale, che sta vicino al presidente per quello che può dare al presidente, e che è la cosa secondo me più importante in un rapporto, e cioè l'affetto, la stima, e lo fa sentire come se stesse a casa sua. Ecco, queste componenti
compresa la stampa, che quest'anno, ma anche gli altri anni, ha sempre provato a essere di grande equilibrio, io credo che sia un riconoscimento a livello nazionale, dove tra l'altro io ero già indicato come finalista lo scorso anno, anche 2 anni fa, sono 3 anni che il Benevento e il Vigorito vanno in finale di questa selezione. Credo che quest'anno, un po' anche per i risultati sportivi, mi illudo solo un po' per il risultato sportivo, ma soprattutto per le altre doti morali che noi stiamo provando a dimostrare, lealtà, correttezza e simpatia, è un riconoscimento che va a tutto il Sannio e a tutti quelli che chiamano questi colori. Sonia, lealtà, correttezza, simpatia, ma Vigorito ha ragione quando dice io lo voglio condividere, io più volte l'ho ricordato in trasmissione, ma io a memoria non mi ricordo di una tifoseria che vada ad applaudire la squadra retrocessa in B. Lo stadio quel giorno in Benevento Genova, io ero qui a Benevento, era tutto pieno, cioè è veramente di un altro pianeta, quindi ha ragione Vigorito. La tifoseria, insomma, non la scopriamo noi adesso, perché è una tifoseria che è stata sempre corretta, vicino alla squadra, ma anche una tifoseria intelligente. Intelligente perché ha capito e l'aveva capito anche in quell'anno che stava vivendo qualcosa di grandioso indipendentemente dalla retrocessione. Già arrivare in Serie A, ancor prima in Serie B, era qualcosa di strepitoso, ci vuole l'intelligenza alle volte per capirlo, perché poi uno magari si abitua in fretta ed è sbagliato, e la tifoseria ha avuto l'intelligenza. Però i miei complimenti vanno ad Oreste Vigorito, perché io credo che grazie a lui si stiano accendendo riflettori importanti su questa città. Ricordo le parole di Pippo Inzaghi inerenti alla squadra, quando ha detto più volte: questa squadra sta rendendo le cose difficili semplici, no? Sembra tutto così semplice, ma non lo è. È la squadra che le sta rendendo così. Io dico la stessa cosa di Oreste Vigorito. Lui sta rendendo le cose così complicate e semplici, quasi scontate, ma sì, non è ma non così. Lo sono. Assolutamente. Cioè, non era così semplice, insomma, portare una città come Benevento, vuoi perché al sud, vuoi perché piccolina, un po' bistrattata, dove molti la collocavano fino a qualche anno fa nel Molise. E lui sta facendo qualcosa di strepitoso. Poi è in grado di renderlo in maniera semplice, può sembrare scontato, ma non è così. E il pubblico di Benevento ha avuto l'intelligenza di capirlo. Semplicemente questa è l'armonia, secondo me. Presidente Vigorito, la stretta attualità. Mancano 13 partite. Noi l'abbiamo titolato 13 finali al sogno. Ma ogni tanto di notte lei sogna già? Insomma, non è che sia molto facile sognare alla mia età, io preferisco realizzare i sogni all'alba e non sognarli. E credo che i sogni, c'è una frase, non so, non ricordo bene di chi, che dice: i sogni appartengono a quelli che li realizzano all'alba, altrimenti sono sogni che vanno via. Io credo che sognare sia normale. Stasera Walter, ero sul lungomare a Napoli per un rapporto di lavoro, mi ha fermato un signore molto elegante e mi ha detto: ma lei è Vigorito? Dico sì. Dico, io volevo farle i miei complimenti, lei ci sta facendo sognare. Dico, ma lei è di Benevento? Dico, no, sono il San Gennaro Vesuviano, tifoso, mi dispiace per il napoletano, tifoso della Juve e del Benevento. E dice: e lei sta facendo una cosa incredibile. Io le dirò, dicendomi: lei immagina, voi siete solo 20 in Italia su 60 milioni di persone che avete una squadra in Serie A. Ho detto: io ci devo ancora andare. Questo signore si è fatto corna, grattate alla foggia, perché non li dimentichiamo mai. Ed altro, e ha detto: se non voi non andate in Serie A quest'anno, dobbiamo smettere anche di pensare che domani mattina ci svegliamo. Io l'ho lasciato, ho fatto 4 passi sul lungomare e ho detto quello che diceva prima il mister Agostinelli, che ringrazio per le belle parole in maniera diretta. E dico: sognare non costa niente, anche perché i sogni è bello anche viverli, non soltanto realizzarli. Io sono di questa idea e quindi li continuo a sognare anche io. C'è Andrea Costinelli che voleva dirle qualcosa, poi c'è Sonia con una domanda. Detto sul comportamento di questi anni del pubblico di Benevento, che è sempre stato impeccabile, io credo che sia veramente figlio proprio del comportamento della società
e la comunicazione della società che ha data a questa gente, perché non è così semplice, anche se siamo a Benevento, il non pubblico è casuale. Non è casuale quello che dico, perché quando si perdono, si sono delle sconfitte, insomma non è facile da tutte le parti. Quindi io credo che sia molto figlia dal comportamento che lei, Presidente, ha avuto, considerato che in Italia non c'è questo amore verso i presidenti e le proprietà in tutte le città d'Italia, lei lo sa molto bene. Una domanda gliela volevo fare: il settore giovanile dà molta importanza, lo sta strutturando alla grande, perché credo che sia una fonte molto importante. Questo perché noi guardiamo solo la prima squadra, però stasera mi permetto di fare questa domanda che credo sia molto, molto importante. Di Serio ha debuttato in B, ecco, la settimana scorsa. Presidente, occhio al settore giovanile, da sempre lei è molto attento. Allora, guardi, Agostinelli, io sul settore giovanile c'è stato un grosso lavoro di impostazione da parte di mio fratello. Io ho provato a continuare su questo aspetto. Abbiamo, le do dei numeri, abbiamo fra il scuola calcio e i praticanti delle quattro categorie, del 15, 16, 17 e primavera, su Benevento, e scuola calcio su Napoli collegata con un centro sportivo di proprietà della famiglia, abbiamo all'incirca intorno ai 600 ragazzi che provengono da tutto il centro sud, di cui oltre 50-60 i migliori, quelli indicati dagli istruttori, in convitto, che vengono seguiti, accompagnati a scuola, portati ai campi di allenamento, sono vitto alloggio a carico del Benevento Calcio. Abbiamo comprato un centro federale chiamato La Vellola, dove era pascolo per le greggi, e lo abbiamo trasformato in un centro di allenamento con la realizzazione di una struttura che complessivamente ci è costato oltre 1,5 milioni di euro. Ho tutti allenatori di carattere federale, ho preparatori atletici dedicati solo al settore giovanile, dottori dedicati solo al settore giovanile, e presiede tutto questo c'è l'ex calciatore dell'Avellino come direttore sportivo, Simone Puleo. La sovrintendenza di Pasquale Foggia e il coordinamento di Diego Palermo, marito della mia secondogenita, quindi la famiglia che è lì a guardare. È poco, perché dobbiamo fare di più. Quest'anno proveremo anche... Presidente, scusi, la fermo, mi viene da pensare, Presidente, che magari qualche anno fa, magari chissà, sarei stato fortunato a venire a lavorare con lei, perché onestamente adesso, al di là degli scherzi, state veramente lavorando alla grande. Ecco, questa sulla prima squadra conosciamo tutto e ne abbiamo parlato e lo stiamo parlando, ma sul settore giovanile... Era una cosa che le volevo chiedere direttamente, perché ho avuto l'opportunità, perché per me è una cosa molto importante per volevo, una società. Volevo completarle una cosa che mi fa piacere che lei sappia e che ascoltino anche i nostri tifosi. Abbiamo tutti i calciatori della rosa attuale di prima squadra, sono tutti di proprietà di Benevento Calcio, non abbiamo un solo prestito. Abbiamo in giro una decina di ragazzi che giovano dalla Serie D, Serie C e qualcuno anche in Serie B, nostra proprietà, provenienti dal nostro settore. E abbiamo l'anno scorso raggiunto i gironi finali della primavera, dell'Under 17 e dell'Under 16, i gironi dove erano presenti la Roma, il Napoli, il Pescara, squadre molto più blasonate. Siamo poi stati eliminati dall'Atalanta, immagini, dopo aver battuto anche qualche altro tipo di squadra. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Quest'anno ha esordito già un nostro ragazzo di Serio, abbiamo altri ragazzi che sono eternamente con la prima squadra, non vengono solo il sabato o la domenica, sono ad allenarsi già dal ritiro con la prima squadra. Parlo di Rillo, un terzino sinistro, parlo di Pastina, un centrale difensivo, ragazzi del 91-92, no? E qualcuno anche del 93. Foggia, che è un maniaco, cioè non è maniacale, è maniaco proprio, vuole insieme agli altri, noi giochiamo tutti sotto età, le nostre giocano i 92 e i 93, giocano in primavera e nel 17, proprio perché noi non andiamo a caccia di risultati sportivi, ma di crescita di ragazzi. Qualcuno è in giro in Serie B, vedi Buonaiuto che è un prodotto del nostro vivaio, vedi Zullo che lavora
che gioca in Serie C nell'Avellino, e qualche altro, Bacca, che gioca in questo momento pare che sia in C, ma che è stato anche in B. Cioè, noi sono anni che mettiamo fuori dei calciatori. Bene. E il problema è che, come lei, chi lo sa molto meglio di me, dobbiamo crescere su questo aspetto. È difficile far capire che non dobbiamo vincere i campionati giovanili, ma che dobbiamo educare i ragazzi alla competizione, dobbiamo insegnargli a vivere da uomini e poi i talenti verranno fuori. È quello che facciamo noi. Sì, no, ma vabbè, Presidente. Le dico che qualche anno fa io ho mandato a casa 3 o 4 ragazzi fra i migliori che avevo, perché avevo poi scoperto che avevano marinato la scuola per una settimana, li ho mandati a casa. Perché credo che, ecco, quell'armonia di cui parlavamo e soprattutto quello che io ho cercato di... Ecco, questa era la vellola, quella che state vedendo. Sì, stiamo vedendo le immagini, Presidente. E questo era quello che io ho comprato. Poi se qualcuno fa vedere le pecore, come vede, non era una battuta. No. A me mi ecco, questa era la vellola. La frase che ha detto. Sulla... Stiamo vedendo com'era. Adesso le Andrea, faranno vedere com'è, spero, mi auguro. Le immagini, vabbè, è normale che sulle strutture è determinante anche questo, ma a me è bastata una frase. Quando lei, Presidente, ha detto in questo momento non mi interessa del risultato sportivo delle squadre del settore, io non l'ho mai sentito dire questo, oppure se l'ho sentito dire forse non erano... Era per dire, io non le dico le cose. No, il Presidente lo pensa veramente. Presidente lo pensa veramente. Assolutamente sì, perché credo che più che il risultato che gli allievi vincano o vadano in finale in un campionato, no. Quello che è importante è che sia che gli istruttori possano dare alla prima squadra la linfa che serve soprattutto... Guarda come adesso, Andrea, guarda i lavori, guarda quanto è bello adesso. Spettacolare. E questo ti spiega, Presidente, prima di salutarla però... Sonia Lantella ha un'ultima domanda per lei. Mi dica, Sonia. Sì, sì, allora sappiamo, abbiamo saputo insomma che Foggia è in giro, no? Anche fuori Italia, perché sta programmando, no, per quello che sarà il futuro, è stato settimana scorsa in Grecia, proprio perché si punta anche a qualche acquisto fuori Italia. Da dove nasce questa volontà? Forse anche un po' sulla base di quello che è accaduto 3 anni fa, da gennaio? Scusami, chi è che sta all'estero? Non ho capito bene, dimmi per allora, favore. Allora, Foggia. Il direttore sportivo Foggia settimana scorsa è stato in Grecia, mi conferma, si sta muovendo già insomma per la prossima stagione e si guarda molto anche fuori Italia. Da dove nasce questa volontà e soprattutto se è anche un po' figlia di quel mercato di gennaio, di quando il Benevento stava in Serie A? Vedi, tu stessa hai detto poco fa una cosa che io ho apprezzato moltissimo e che è giusto che la gente sottolinei. Non stiamo facendo un rush finale per vincere un campionato. Noi stiamo andando verso una possibile conclusione positiva sulla base di un programma fatto e da me annunciato all'atto della retrocessione. Io dissi, noi dovremmo provare a tornare in Serie A con un ciclo di almeno 3 anni di programmazione, perché abbiamo bisogno di strutturarci e di diventare più bravi, più esperti. L'anno scorso, primo anno di retrocessione, abbiamo giocato una semifinale, quest'anno stiamo giocando un tipo di campionato. È evidente che se ho parlato di un programma e di un ciclo, questo non è che lo realizziamo negli ultimi 15 giorni, sono 2 anni che stiamo lavorando. Foggia e gli altri collaboratori, Simone, Palermo, non vorrei dimenticare nessuno, ma insomma, tutti quelli che operano nel Benevento Calcio, che vorrei ricordare insieme agli addetti, stiamo parlando di un mercato di persone che lavorano, tutti assunti ufficialmente, siamo Benevento Calcio a circa 70 dipendenti, indipendentemente dai calciatori. Abbiamo dei gruppi che lavorano su questo, lavorano sui social, lavorano nello scouting, abbiamo assunto un direttore sportivo del sud che ci fa tutta la zona del sud, sono 2 anni che noi abbiamo creato un sistema scouting del Benevento, sul quale abbiamo nomi, abbiamo obiettivi,
abbiamo contatti, Foggia è stato già in Spagna, è stato nei Paesi Bassi, adesso è andato in Grecia, ma non è che va a vedere le partite, va a degli appuntamenti con altri direttori sportivi, utilizzando molto quello che è stato la sua esperienza da calciatore e quello che è la sua lungimiranza nel vedere e competenza nel vedere dei calciatori. Presidente, Carmine Russo ha una domanda per lei, poi prometto che la salutiamo. Sarò velocissimo. Buonasera Presidente. No, quando vuole, mi dica. Lei per me è il prototipo di presidente moderno, umile, con idee chiare e soprattutto si emoziona insieme ai tifosi. Complimenti Presidente. Grazie Carmine, se me l'avesse detto quando faceva l'arbitro sarebbe stato più bello, gli altri difficilmente fanno i complimenti, però da lei lo accetto anche come ex arbitro perché so che è una persona molto diretta che dice sempre quello che pensa, quindi va bene così. Volevo anche darvi una notizia, se me lo consentite, No, perché Walter, pur di non farmi prendere possesso della trasmissione, mi stavo licenziando ogni parola. No. Poi la mando via. Io posso anche andare via, ma volevo darvi una notizia. Io stavo parlando proprio con il presidente Palata qualche minuto fa per sapere che cosa sta succedendo per queste partite. Domani mattina abbiamo una conference call come direttivo della Lega di B. Avendo avuto notizia abbastanza ufficiale che la si muoverà con il decreto che il governo sta aggiornando e modificando in queste ore, si muoverà con un'autorizzazione a giocare partite a porte chiuse e partite a porte aperte. La B non ha ancora raggiunto un vero e proprio accordo. Domani mattina ne parleremo nel direttivo alle 11 e raggiungeremo un'intesa. Per adesso, ma dico, prendetelo con le molle, voi e tutti gli spettatori, dovremmo optare per seguire le direttive del governo e un po' l'esempio della Serie A. Tenendo conto però che su questa materia, poiché è in ballo la salute pubblica, ci saranno aggiornamenti, non dico ad horas, ma comunque abbastanza frequenti, perché il tutto dipenderà anche da questo diffondersi o meno in altre regioni. Siamo tutti in attesa, lo dico ai miei tifosi, noi cercheremo di dare la minore possibile difficoltà a chi vuole seguire questo sport, sapendo che certamente non possiamo dimenticare i nostri obblighi, le responsabilità ce le assumeremo, ma naturalmente dando priorità al bene primario che è quello della salute pubblica e che anche a malincuore qualche volta potrebbe far chiudere i cancelli dello stadio. Ma come sempre mi rivolgo a tutti per capire che se questo dovesse avvenire, se dovessimo veramente arrivare a chiedere un sacrificio ai tifosi di non assistere a qualche partita, possono tranquillamente pensarlo che lo facciamo non solo a malincuore, ma solo ed esclusivamente nell'interesse di un bene sociale e pubblico come la salute, che è prioritaria rispetto a tutti. Ha fatto benissimo. D'altronde presente la Lega A che ha chiesto al governo, il governo varerà questo decreto, si va incontro alle porte chiuse, ma perché? Perché la salute dei cittadini è alla base di tutto, ci mancherebbe. Assolutamente. Presidente, ma quando ci viene a trovare in studio? Quando abbiamo completato il sogno, se va bene. Si è preso tempo, Presidente. E permettetemi di ancora una volta di ringraziare tutti quelli che stanno mandando dei messaggi, io li sto leggendo ed è la più bella ricompensa che possa avere un presidente di calcio. Vedi, con Barba c'ho poca confidenza, lui è ancora lontano. È nuovo, però voglio spendere una parola. È arrivato e sembrava che venisse dal settore giovanile del Benevento, dove abbiamo cercato di insegnare a tutti che il pallone è una cosa, l'uomo è un'altra. A noi piacciono gli uomini che giocano a pallone. Questo ragazzo è un altro uomo che è venuto a darci una mano.
e quindi io personalmente ho cominciato già a pigliarlo un po' in giro, a dirgli che proprio barba tanto non ne tiene, ma insomma penso che gliela faremo crescere magari pure bianco, ho qualche preoccupazione. Federico, quanto è bello sentire un presidente che dice queste cose, lo dice col cuore. Non posso solo che ringraziare per tutto, insomma, anche dal principio, anche per essere qui, oltre che le parole, colgo l'occasione per fargli soprattutto i complimenti. Per il premio Prisco è un premio, ma veramente di un livello enorme. Presidente, io l'aspetto in studio quanto prima, allora. Quanto prima va bene, perché non diciamo quanto. No. Quanto prima. Alla napoletana, ci vediamo più tardi. Con calma, presidente. Senza sapere l'orario. No? Esatto. Solo i napoletani sanno darsi un appuntamento senza darsi. Sì, poi è vero, vediamo. È vero. Una volta... Andiamoci alla napoletana. Presidente, una volta mi hanno dato un appuntamento dicendomi ci vediamo alle 21 morbide. E io morbide non avevo capito. Le 21 morbide potevano essere anche le 21.45. Questo è nuovo pure per me. Va bene. Presidente, un grande abbraccio e grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie soprattutto al mister Agostinelli che ci fa sempre la cortesia di venire, a Russo, a Sonia che come al solito in questa trasmissione rappresenta un po' il Benevento in generale, sono anni che la portiamo lì a parlare di Benevento, evidentemente anche lei sta trovando quello che è giusto che sia, un equilibrio tra essere beneventana e essere tifosa e essere giornalista. E allora, ragazzo, gliel'ho già detto, più o poi gli crescerà un po' di barba, va bene? Va bene. Presidente, grazie a lei. Grazie a tutti, arrivederci e buona serata. Buona serata. Federico, ma tu nel tuo percorso a Empoli, dove Corsi è molto bravo e preparato, e poi il Chievo, e poi in Germania, e poi il Valladolid, ma hai mai trovato un presidente così? Anche al di là dell'aspetto calcistico, dall'aspetto umano. Penso che sia difficilissimo, è una cosa che va proprio oltre il calcio, quindi penso sia una rarità. Quanto è bello stare a Benevento? Molto. Si è ambientato subito, eh? Ti vedo sorridente, sereno. È semplice, dai, quando le cose vanno bene, quando c'è un gruppo di ragazzi che te lo permette di star sereno, è tutto più facile. Ivan Calabrese tra poco ci svelerà un po' come sta lavorando Foggia. Non solo ripercorreremo come ha lavorato, prima in estate, poi a gennaio e come si sta muovendo. Poi ci ha detto anche di più, ci ha svelato altre tappe. È andato nei Paesi Bassi, in Spagna, in Grecia, scatenato Foggia. Ma io per una volta ho un patto d'onore, perché, come dire Sonia, un giornalista quando ha una notizia... La notizia va data, però poi esiste un patto d'onore col direttore che mi ha confidato qualcosina. Ma tu sei sempre tutto. Ma il patto d'onore è patto d'onore, altrimenti che uomo sarei poi. Però posso... A me non dice nulla Foggia. Neanche a me. Ma posso rassicurare i tifosi del Benevento che dovesse accadere ciò che tutti sperano, arriverebbe un calciatore pazzesco. Pubblicità. Otto gol, otto chan, siamo stati col presidente Vigorito, in diretta con noi ci ha dato una notizia molto importante perché domani conference call la Lega di Serie B potrebbe chiedere ovviamente al governo di equiparare il decreto della Serie A, gare a porte chiuse, anche per la Serie B. Lo scopriremo solo domani, al Vigorito arriverà lo Spezia. Sonia, in grande risalita, italiano, sta facendo un gran lavoro. Se ripenso a quanto mi dicevi, tu dicevi occhi allo Spezia. A me non aveva fatto una bella impressione quando il Benevento si impose alla Spezia, col gol di Teglio. No, io ti dicevo occhi allo Spezia perché italiano è bravo. Secondo me è un allenatore di prospettiva, farà grandi cose. Molto molto attento, fa giocare bene le squadre, ha bisogno però di tempo, sono quegli allenatori che sono molto fissati sul lavoro
e sono soprattutto, questa è l'unica cosa che a me personalmente non piace, però non è un limite, non necessariamente è un limite, sono molto legati al loro credo. E forse è stata anche questa la carta non vincente per venire qui a Benevento, perché il presidente invece voleva un allenatore alla Inzaghi, più duttile. Inzaghi è stato uno che insomma si è adattato ai moduli a seconda delle caratteristiche dei propri calciatori, e Vigorito era quello che cercava. Italiano è diverso, Italiano un po' forse anche perché ancora più giovane, se non erro, di Pippo Inzaghi, è un po' legato all'allenatore moderno, quello che si... Ma io lo, spesso, lo conosco credo. Abbastanza bene perché l'ho fatto già 2 o 3 volte, lui è un 4-3-3 sempre, ma anche in passato era un 4-3-3 qualche anche volta, in C. Lui 4-3 l'ha sempre tenuto, qualche volta ha fatto anche 4-3-1-2, ma raramente. Lui è un 4-3-3 spaccato, sempre. Quindi gioca un po', diciamo... Come un po' il Benevento. Orlando, mi fai rivedere un attimo? Però è bravissimo, attenzione, però non è molto bravo anche Italiano. Cioè lui, insomma, poi chiaramente indiscrezioni, che da quel famoso colloquio disse: io faccio il 4-3-3, quindi se non ci sono i giocatori me li cambiate, ma questo è il mio credo. E lì il presidente Vigorito disse: aspetta un attimo, prima Orlando Matarazzo, che è in regia, ci ha fatto vedere una classifica equiparata, quella attuale della B, quella finale dell'anno scorso. Va detto, per completezza di informazione, erano 36 partite, non 38, 67 punti, il Brescia andò in Serie A, ci andò anche il Lecce, il Benevento era terzo, e andò ai play-off. Guardo allo Spezia, 41 punti, e Federico, che cos'è, un match ball quello di sabato? È una partita importante, no? È una partita molto importante, giocare appunto contro la terza classifica già parla da sola, ma ancora più importante poiché fermi la corsa di un'altra rivale che sta cercando di arrivare poi alla promozione diretta. E quindi insomma ce ne saranno diverse dopo, c'è da dire. 13 però, totali. Sì, anche di questa importanza, no? Però una partita in casa è una partita in casa, ha un valore differente. E in casa al Vigorito il Benevento di queste 13 finali ne avrà 6, 7 in esterna. Se possiamo vederle, le 13 finali che porterebbero al sogno, eccole qui. È chiaro che il mese di marzo, con le trasferte di Perugia, Cremona ed Empoli, sarà un mese molto impegnativo. Quello di aprile presenterà 3 match al Vigorito: il derby con la Juve Stabia, col Venezia, con il Livorno. Andrea Agostinelli, il sogno nel caso potrebbe materializzarsi, diciamo, più o meno il 18 aprile, nel caso. No, guarda, sto pensando a Pasquale Foggia, guarda, a se me, ci sta allora, vedendo. A me quello che piace di questa squadra, io non lo guardo neanche al calendario, lo sai Walter, perché? Perché questa squadra ha dimostrato di essere strafottente per la sua forza e crede nella sua, però di essere anche nel rispettare gli avversari. Sa anche soffrire. Assolutamente. Quindi quando vede che può fare 3 gol in 20 minuti, chiude la partita. Ma quando c'è da soffrire, fare queste vittorie un po' più, che cala in umiltà, si sacrificano tutti, perché prima parlate di Sau. Io ho visto un paio di partite e Sau è vero, non diventerà mai il centrocampista, un contrista per l'amor del cielo, non voglio dire questo, ma il suo dirimpettaio esterno di destra che attacca qualche volta, lui lo sta cominciando a seguire. Rispetto alla sua carriera, a questa età è un grande traguardo, certo, un grande successo. Certo. Quindi ecco perché parlo di Pippo, perché queste cose si vedono. E allora se tu riesci anche a dare qualcosa in più nella carriera di Sau, che non è il gol, che questo gol che ha fatto qua non gliel'ha imparato Pippo Inzaghi, ma gli ha insegnato, oltre a queste sue qualità, di dare una mano alla squadra, e questo per me è un grande successo dell'allenatore. Carmine, prego Sonia. No, voglio riallacciarmi proprio a quello che diceva il mister quando parlava di rispetto, no? Di una squadra che rispetta l'avversario. Secondo me il Benevento è forte perché rispetta l'avversario nella preparazione alla partita, rispetta l'avversario nella settimana prima, si allena come se stesse andando ad affrontare
la squadra più forte del campionato, poi però arriva in campo ed esce fuori la supremazia, la forza. E dice la squadra più forte del campionato siamo noi. Questo, però la preparazione, non cala mai di concentrazione, non dice arriva, non so, Lentella, mi posso rilassare, no. Arriva il Barcellona, cioè io mi preparo come se arrivasse il Barcellona, poi scende in campo e si vede. La forza Inzaghi cammina, a proposito di rispetto, l'altro sabato tu eri al Vigorito e proprio il peso importante della capolista c'era il designatore Morganti, vero? Sì. È vero? C'era Morganti a visionare l'arbitro, sì. E questo poi spiega che quando c'è il Benevento, una designazione, è chiaro che Morganti viene a vedere se quell'arbitro è pronto per il salto di categoria. Certo, perché la loro posizione di classifica impone delle designazioni particolari, importanti, quindi con arbitri che hanno prospettive, se non nell'immediato futuro, nel giro di 2-3 anni, quindi per cui pongono molta attenzione alle designazioni del Benevento. L'anno prossimo, almeno Nicchi lo lasciava intuire, potrebbe esserci nuovamente un'unica lega A e B, in modo da avere arbitri pronti, perché Carmine, io credo che la forbice tra quelli bravi in A e quelli in B è una forbice troppo evidente. Hai perfettamente ragione. Io quando sono arrivato alla Cannes, allora A e B nel 2007, davanti a me avevo arbitri di un certo livello, Rosetti. Stavi con loro? Farina, infatti, crescevo con loro, mi davano consigli. Nel momento in cui c'è stata la separazione delle leghe, i giovani non hanno più avuto modo di interfacciarsi. Cioè, Carmine, io ora sto seguendo con grandissima attenzione, ovviamente, il campionato cadetto. Gli Orsato, i Rocchi, i Maresca, io in B non ce li vedo per ora. E questo diventa un problema. Se invece dovesse essere equiparata, tu cominci a allenarti, esatto, con quelli bravi e sarai più allenato al palcoscenico importante. Esattamente, così. Esattamente. Addirittura tantissimi anni fa c'erano le tre leghe, bravo, riunificate, Serie C, B e A, si faceva un unico ritiro, quindi per cui dava possibilità ai giovani di potersi confrontare con quelli più esperti e apprendere, cosa che adesso con la separazione delle leghe non c'è più. Lo Spezia di Italiano ce lo presenta Ivan Calabrese, uno Spezia in risalita che all'improvviso si ritrova terzo in classifica e pensa e sogna la promozione diretta. Ivan Calabrese, la super sfida. Mentre andava il servizio in onda, Agostinelli già ci dipingeva l'attacco dello Spezia. Anzolà è molto rapido, Anzolà, Andrea? Sì, è molto rapido. C'ha forza fisica, in area barba? Andrà in area barba? In area assolutamente sì, ed è uno che in area si sente, perché ha forza fisica, non è lento. Non è come un po' Galabinov, perché Galabinov è un tipo di giocatore lui proprio ariete, ma ariete, io lo conosco, no? Molto bene, ok. Enzolà invece va anche nello spazio, quindi se ti prende quel metro in area di rigore ti può far male. Non è un fenomeno. Loro però giocano a tre, no? 4-3-3, Bidaoui, Gisai dall'altra parte, oppure può giocare Ricci, Bidaoui di là. E Ricci, quello sinistro che viene dentro e ti mette la palla un po' come fa i sinistri nel piede sbagliato. Poi in mezzo al campo hanno un ragazzo molto molto interessante che è Maggiore, per me. A te piace molto? A me piace molto di prospettiva. Poi c'hanno Ricci, l'altro, insomma, poi ci penserà a Pippo, insomma, che credo l'abbia già visto mille volte. Federico ha già cominciato a bombardarvi oggi? Sull'Entella oggi? E sullo Spezia? Sì, come tutte le settimane abbiamo già iniziato. Sì, sì, già sì, idee chiare, immagino vi abbia detto non pensate alla vittoria di sabato a Chiavari, non si molla di un centimetro, è vero? Come è giusto che sia, no? Però è chiaro che lavorare con l'entusiasmo di una squadra che gioca in quel modo, credo che tu abbia trovato un gruppo che lavora molto ma che si diverte anche, che è il segreto, no? Sì, la parola entusiasmo è una parola che nel calcio si sente molto spesso e deve accompagnare un po' tutti, dai giocatori all'ambiente, perché così si crea appunto un collettivo molto importante poi. Io ho visto anche la vostra festa di carnevale, tutti mascherati, tutti uniti, avete proprio il desiderio di condividere non solo il campo ma anche fuori dal campo, state bene insieme. Sì, queste sono piccole cose, dai, non è, alla fine secondo me non fanno poi una grande differenza, però l'importante è che ci sia il rispetto
da parte di tutti, del compagno. Questa è la prima cosa. L'altra, c'è un motto, io credo che bisogna dire ai giocatori, per me. Qual è il motto, se loro, Andrea? Pensano, no? Se loro pensano che 95 minuti della domenica, se li fanno bene, stanno bene una settimana. Questo dovrebbe andare avanti, cioè tu dai il massimo, stai bene 95 minuti alla grande e tu sai che poi stai bene una settimana perché lavori bene, perché non ci sono nervosismi. C'è l'entusiasmo. Capisci? Ecco, quello lì per me deve essere l'obiettivo, senza guardare troppo in là, capisci? La partita stessa. Ha ragione. Allora, facciamo così, il presente lo conosciamo benissimo e il futuro, e Ivan Calabrese tra poco ci dirà come lavora Foggia. Poi Sonia, il presidente stasera ci ha dato un po' di indicazioni, eh? Assolutamente. Ha parlato anche della Spagna? Sì. Guarda un po'. Proprio della Spagna ha parlato. Sì, Walter. Della Spagna. Ha parlato di tattica, proprio perché era interessante l'altro elemento. Se no... ha parlato di Spagna, di Paesi Bassi, di Grecia, di futuro. Pasquale Foggia è un database vivente. Oramai, a calciatori ovunque. Che era quando ce l'avevo come giocatore, Pasquale, guarda che era tosto uguale, eh? Sì. Ma era tosto uguale. Se tu lo sostituivi, si incavolava. Si incavolava lo stesso. Cioè, adesso mi sta sentendo, magari poi mi chiama, però è così. Lui è uno che quello che fa lo deve fare alla grande. Se va a giocare la partita con gli amici, deve essere sempre lui protagonista, e credo che voglia essere protagonista anche in questo lavoro che sta facendo, lo sta facendo, quindi è così. Però mi ha detto, mi raccomando, quella parola non, io non lo dico, Pasquale, non la dico quella parola, però permettimi di dire che state facendo benino. Quale, va bene? Parola? La Serie A? No, no, non la si può usare, l'ha detto Sonia, direttore. Tu pensa, Sonia, ma tanto ho preso un impegno col direttore Foggia, io quella parola lì... A me non l'ha detto, quindi Serie A, posso dirlo? Quella parola lì la usai a Di Maro, prima dell'amichevole Napoli-Benevento. E Foggia... No, tu sei tremendo. Poi fece diremo, una cosa... Diremo quello che mi dicesti, tu sei tremendo. Foggia fece una cosa e a fine partita io dissi al presidente Vigoriti, a Foggia... Nel frattempo avete battuto il Napoli in amichevole. Siccome con Foggia abbiamo fatto una scommessa che dovesse accadere, io racconterò pubblicamente quello che fece. Ma io la so. Anche tu racconterai quello che io ti dissi? Sì. Se sì. Vuoi puoi dirlo già stasera. No. Meglio no. Meglio ma di rompiamo no. Gli incantesimi, però conserviamo. Conserviamo che poi ce lo ritroviamo. Tra poco il gran finale, il futuro, pubblicità. Eccoci qua, allora gran finale, tra poco ci proietteremo al futuro, ma il futuro immediato è sabato. Sonia Mantella, buone notizie per tu e per te, io potrebbero tornare già sabato. Ma loro erano già pronti per la sfida di Chiavari, poi Inzaghi ha preferito lasciarli a casa per precauzione, per non forzarli, perché non c'era nemmeno la necessità col rientro dalla squalifica di Volta e Schiattarella, non c'era più l'emergenza, per cui ha preferito dar loro un'altra settimana di tempo, ma sono assolutamente pronti. E allora vediamola la grafica, quella che potrebbe essere la formazione per sabato. Barba, ci sei, Federico? Ti abbiamo inserito, Maggio, Barba, Caldirola, Letizia, Temai, Schiattarella e Viola, Sau, Insigne e Mancini. Insigne, Sau, Mancini. Andrea, vecchio detto, squadra che vince non si tocca. Ma questo con loro per me non conta nulla. Perché chiunque metti... gioca. Hai ragione. Onestamente, no. A me quanto mi piace, e un saluto sempre al capitano Maggio, perché credo che sia importante, al di là delle sue prestazioni, anche di quello che è nello spogliatoio. Una grande persona, quindi vedi, avere queste grandi persone che lavorano non per se stesso ma per la squadra credo sia molto importante. Poi sono tutti bravi, qui c'è da scegliere poco, insomma, se metti anche le riserve non sai chi se mette. Fai giocare in prova, no, fai giocare così, Teddo, fai giocare Coda. Questa è stata costruita così. Volta. È una formazione molto molto equilibrata e secondo me, nulla togliendo appunto ad Improta, a Teio, attenzione. A Kragel è infortunato, perciò non l'avevo ancora messo dentro, però questa è una formazione secondo me che può ben figurare anche in Serie A, può dire la sua anche in Serie A, questa qui. Con degli innesti magari anche. Sì, con degli innesti, certo. Ma è ovvio, io ti dico così
perché mi dispiace dirlo, ma poi considerando la panchina, Inzaghi mi ammazza, ma la panchina può giocare in qualsiasi altra squadra di Serie B, però in Serie A io potenzierei questa squadra qui, capisci? Cioè questa ossatura qui, questa qui che sta in campo, io la potenzierei. Beh, d'altronde se vedi questi unici ottimi per tutte le altre squadre di Serie B, fatta eccezione chiaramente per Kragl, non l'ho messo dentro perché è infortunato, quindi non l'ho proprio considerato. Dai Andrea, dove lo trovi un club? Cioè, è ovvio che in Serie A figuri bene, e te mai Schiattarella Viola, centrocampo della Serie A, Barba Caldirola? Ma cioè non so è quante squadre di Ascia hanno due centrali così. Mi sembra che la prima volta, che era forse estate quando siamo venuti la prima volta, sono venuto, 26 agosto. Ti ho detto anche che per me non c'era partita, l'ho sempre detto, adesso poi sarà ancora difficile, quello che volete, ma la squadra ha fatto quello che forse, no, nessuno si aspettava così, ma che fosse protagonista in questo campionato, vista la rosa, mi sembrava abbastanza... Io scontato, non è scontato nulla, ma almeno non così, ecco, così non si no, così, no. Voluta, cercata, l'unica, secondo me, mi ascolterà Foggia, ma credo insomma concorderà con me, l'unica tra virgolette fortuna, poi c'è stata comunque la bravura di portarlo qui, ed è Temai, perché non si fosse fatto male Schiattarella e Temai non sarebbe arrivato. Quindi è stata l'unica fortuna, cioè l'unica cosa non cercata, ma poi ugualmente bravo, perché poi non era semplice portarlo a Benevento. Federico, però com'è l'intesa con Luca Caldirola? Come cresce? Bene? Vi trovate bene insieme? Sì, già ci conoscevamo, quindi da anni passati. Anche in Under 21? Sì, mi è capitato infatti. Di giocare, anche con Antei forse, no? Sì, anche nella Roma con Antei. Ah già, anche nella Roma, hai ragione. Tra l'altro di Federico Barba me ne parlavano benissimo, ancora prima di Empoli e di Sarri, proprio nel settore giovanile della Roma, e un po' di allenatori anche, infatti noi ti abbiamo ribattezzato l'imperatore della difesa. Beh, insomma, Andrea, è un lusso per la Serie B, sì. Barba, ragazzi, ora... È un lusso anche perché, non lo conosco, ma a pelle sento che uno che ha avuto anche esperienza così importante all'estero, in squadre abbastanza conosciute... Beh, Bundesliga e Liga... Penso che sia un altro ottimo acquisto di... Di Pasqualino Foggia. Del direttore, assolutamente sì. Lo metti ovunque, lo metti a sinistra, lo metti a destra, lo puoi utilizzare come terzino sinistro. Per un allenatore è un grande vantaggio avere un calciatore così, eh? Assolutamente sì. E allora stasera diamo merito nella controcopertina, perché la copertina l'abbiamo dedicata a Sau. La controcopertina la dedichiamo al direttore, a Pasquale Foggia. Come nasce questa macchina perfetta? Come nasce questo Benevento da 60 punti? Tutto il mercato estivo, il mercato di gennaio e il mercato che sarà. Ivan Calabrese. Benevento guarda all'estero per continuare a sognare. Il presidente Vigorito ci ha detto occhio, non è andato solo in Grecia, è andato nei Paesi Bassi, è andato in Spagna. Sogna, e questo è il mercato europeo. E poi magari, che so, c'è l'Uruguay. Che ridete? Ho detto l'Uruguay, ma c'è il Perù, allora, c'è il Cile, io non era casuale, il Brasile. Non era casuale la mia domanda al presidente, perché qualcosa cambiò proprio in quel famoso mercato di gennaio in Serie A, perché da lì... Giustamente era un Benevento che non riusciva a fare mercato in Italia, era già complicato a luglio perché un po' l'inesperienza, un po' la difficoltà di fare mercato quando sei il Benevento, e allora il Benevento non era nessuno, non era conosciuto chiaramente come società, come squadra, anche un po' come oggi città. È una realtà. Allora che cosa hanno fatto? Hanno dovuto rimboccarsi le maniche e provare a prendere dei campioni all'estero che potevano venire, quindi hanno provato, ci sono riusciti con Sagnà, con Diabaté, con Sandro. Perché era complicato prendere campioni dello stesso livello in Italia, soprattutto a gennaio. Lì che cosa hanno fatto? Hanno creato da lì proprio un gruppo di osservatori. È proprio praticamente il Benevento ha un'equipe di osservatori in giro per tutto, insomma, il mondo, chiaramente i posti dove maggiormente si sviluppa il calcio importante. E Foggia è continuamente in contatto e va laddove viene chiamato perché c'è qualche figura interessante. Questa è una cosa che va avanti da 3 anni. Non è una cosa, perciò avevo fatto casuale la domanda perché volevo lo dicesse lui. Certo. Non è una cosa casuale, anche quella fa parte della programmazione. Non è che si sono svegliati adesso e dicono andiamo all'estero a pescare delle promesse. No, è una cosa che fia di questi ultimi anni.
Carmine Russo, l'ultima prima dei saluti finali. A proposito, Perugia 0, Empoli 0, in corso il minuto numero 87, credo, se non ricordo male, dovrebbe essere proprio così, 88 e 42, quindi siamo alle battute finali. Anche dal mondo arbitrale, come viene vista una società con un presidente così pacato, così disponibile, con una figura così importante come quella di Pippo Inzaghi, come allenatore? L'esperienza di Pasquale Foggia è un capitano dalla provata esperienza come Maggio. Attira attenzioni anche importanti, sì, verso un mondo come quello arbitrale? Assolutamente sì, ancora di più che stanno dominando il campionato, quindi c'è sicuramente più attenzione. Ha segnato l'Empoli, proprio in chiusura di match incredibile a Perugia, ha segnato l'Empoli, minuto numero 90, e gol dell'Empoli. E devo dire, Empoli scatenata, aveva vinto già in chiusura di match col gol di Tutino la settimana scorsa. È un Empoli che riparte. Rovina il Perugia così, eh? Eh sì. Lo rovina perché si allontana dalla zona playoff. Cosmi non c'era in panchina, vero, stasera, se non ricordo male. Vediamo la classifica aggiornata al momento, ha ragione Perugia che resta a 33. Sonia, occhio all'Empoli a 36. Ricordi che Pavarese disse l'Empoli risalirà. Sì, aveva detto che doveva cambiare qualcosina, evidentemente sarà cambiata qualcosina. No, vabbè. Beh, hanno cambiato L'Empoli più allenatori ha fatto un mercato, loro. Allora, l'Empoli ha fatto un mercato importante a gennaio, poteva essere rischioso perché quando si cambia molto a gennaio può essere rischioso, però secondo me era un Empoli che non aveva più nulla da perdere perché stava toccando il fondo, quindi forse in quel caso, cioè secondo me è pericoloso cambiare troppo quando le cose vanno bene, allora lì devi essere chirurgico, però effettivamente nell'Empoli io ora non la seguo dettagliatamente, no? Perché io quando dico seguire, secondo me bisogna conoscere bene anche retroscena, non solo quello che si vede in certo. Campo. Secondo me c'era qualcosa che non andava. Sono arrivati giocatori importanti, un allenatore di grande esperienza, attenzione, un allenatore di personalità, perché poi quando hai tutti quei calciatori che hanno un nome devi praticamente saperli gestire, e la qualità in campo ora c'è. L'esperienza dell'allenatore ci sta, non puoi che risalire. È un campionato che ti aspetta. Beh, 36 detto punti prima. Oramai in piena zona playoff. Anche perché è un campionato che ti aspetta. Brava, brava. Fate eccezione per il Benevento. Guardate lì, è un campionato che ti aspetta. 36 punti. Cioè io guardo il cammino della Salernitana e il cammino della Salernitana Sonia, ti fa capire che come ti aspetta detto, questo campionato. Che avevamo detto del Pordenone, la vera sorpresa, l'Empoli, che era la vera delusione, insieme alla Cremonese. Ma guardate Cremonese, il Pordenone che tra un po' rischia di uscire dalla griglia playoff. Pordenone, secondo in classifica, l'antagonista del Benevento. Così però, cioè, diciamo che una parte, a parte i 60 punti, ma se tu guardate le squadre, dalla parte sinistra o destra, in 6-7 punti ci sono 10 squadre. Tutti. Cioè sempre questa la Serie però B. Però io non ricordo, è vero che è stata sempre questa la Serie B, però guarda, io non ricordo una Serie B, mister, che, lo Spezia, però guarda, che ti aspetta punti. Così io non la ricordo, perché attenzione, l'Empoli fino a 3 settimane fa era nella, stava, si giocava sì, i play-out con la Cremonese, 3-4 settimane fa. Adesso c'è lo spareggio, il Pisa a 30, tu immagina un po' il Pescara e il Perugia che sono a 33. Bah, io così quindi non la ricordo sinceramente, io così così corta e così una Serie B che ti aspetta, sinceramente. Però non bella, la ricordo, bella. Non e entusiasmante, sì. Con una protagonista assoluta, la capolista, il Benevento. È stata una bella serata, grazie a Carmine Russo. Grazie, buonasera a tutti. Vi ricordo tra poco lo speciale, una intervista esclusiva a Viola, non la perdete, subito dopo 8 gol. Grazie di cuore ad Andrea Agostinelli. Grazie a te, Walter, e a tutti. La ritroverete sabato al fischio finale di Benevento Spezia Offside, di verde vestita Sonia Lantella. Buonanotte Sonia. Buonanotte, un saluto a tutti. E devo dire che è stato molto bello conoscere da vicino stasera Federico Barba. Grazie Federico. Grazie a voi. Vi lascio allo speciale con Viola, un'intervista esclusiva. Ovviamente domani conosceremo tutte le notizie inerenti le possibili porte chiuse e le misure di sicurezza adottate anche dalla Lega Serie B in generale per la prossima giornata. Vi auguro una piacevole notte, vi lascio all'intervista a Viola, ci vediamo lunedì, buonanotte.